Leonora vive a Bussoleno, lavora a Torino tutti i giorni, come si sposta? Con la mia macchina. Laura vive a Condove e tutti i giorni viaggia per Torino, come sono i suoi spostamenti? Uh, auto o piedi, casa stazione, treno e metro. Eleonora vive a Caselette e tutti i giorni lavora a Torino. Come sono i suoi spostamenti? I miei spostamenti sono con la macchina e con, poi arrivo alla metropolitana. Alcune volte, invece, prendo il treno e arrivo al lavoro. Maria Luisa abita dal mese e tutti i giorni viene a Torino per lavoro. Come si muove? Allora, prendo l'auto fino ad Avigliana, alla stazione, lascio l'auto al parcheggio lì vicino, prendo il treno e poi tre fermate di metro e sono qui. Conosce carpooling? Sì, certo, come definizione generale. Sì, ho sentito appunto parlare di questo progetto che è molto interessante e molto positivo, trovo. Sì, conosco il carpooling, è una, insomma, anche una buona pratica nel senso di condivisione dell'auto con altre persone e sinceramente sarei intenzionata. Ho sentito dire. Ecco, volevo proprio sapere, sarebbe disponibile a salire su macchine di altri o a condurre sulla sua? ma anche sulla mia nel senso che sarei insomma anche così favorevole a condividerla con altri gruppi guidando io sì. non portare altri io perché appunto ho dei limiti di, di spostamenti però con altri sì, sì, senza problemi. Per come è organizzata diciamo, la mia vita e tutto quanto avrei dei problemi a muovermi sia, sia per la, usando la mia auto che quella di qualcun altro. Eh, direi di sì, ho un po' di problemi diciamo, di orario perché ho delle esigenze familiari per cui devo rispettare determinati momenti. Cosa e... pensa del fatto che la Bassa Val di Susa abbia aderito al progetto del carpooling? Considerato l'intasamento delle strade che portano a Torino mi sembra una cosa molto... Interessante, ottima, senz'altro una buona iniziativa. Ma io penso che sia un'iniziativa un interessante anche perché effettivamente è una possibilità che si dà al cittadino di scelta e poi, soprattutto, favorisce anche l'intermodalità, cioè la possibilità di arrivare eh, nei parcheggi, cambiare mezzi, ridurre i costi di carburante, insomma è una buona, una buona sperimentazione. Quindi sono contenta. È una valle molto gettonata e trafficata di conseguenza mi sembra una cosa molto valida questa soluzione, ecco, spero che vada avanti come progetto sicuramente. Un, un ottimo segnale di apertura a questo nuovo tipo di esperienze e sono molto felice che gli amministratori siano stati così lungimiranti e così aperti a queste nuove possibilità.